Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars, ma soprattutto siamo tornati con il raffreddore, ragazzi. Sentite? Sentite proprio il respiro pulito di ferre? Che bella voce che abbiamo oggi. Chiedo scusa. Come vedete dal titolo, oggi siamo qua con una nuova top 5 dei 5 migliori brawler da utilizzare nella nuova modalità caccia al boss. E a proposito di boss, ragazzi, ci sono due boss qua insieme a me, che sono rispettivamente Mister DLS, buonasera dottore, buonasera, e Flotta, salve. Oppala. Ecco, non sono in lobby con me perché ovviamente, ragazzi, questa qua è una modalità singolo e quindi dovrò per forza utilizzare i brawler in singolo o con Federica. Questa era sottile. Ma voi direte, ma allora cosa ci fanno con te oltre a sparare cagate come avete sentito? Vabbè ragazzi, molto semplicemente mi hanno aiutato a buttare giù questa classifica dei 5 migliori brawler da utilizzare in questa modalità. Da cosa nasce questa classifica? Non solamente da un nostro parere, come facciamo genericamente, che comunque sia è una cosa che viene poi condivisa tra tutti, quindi ecco, si raggiunge una sorta di parere comune, ma qua abbiamo proprio analizzato con una serie di partite che abbiamo fatto in maniera incrociata tutti quanti assieme un pochettino quali brawler venivano utilizzati di più, e già diciamo che si intuisce qualcosina. Iniziamo dalla quinta posizione. Cosa volevate iniziare? Dalla prima, ragazzi? Allora, Spike. Spike, lo sapete, è a parer mio il brawler migliore di Brawl Stars, proprio per la sua versatilità, che pure in questa modalità, ragazzi, sarà molto molto utile. Non è il migliore assoluto, ma comunque entra in classifica perché è in grado di fare un buon danno al boss, ma precisiamo, questa classifica non tiene solamente conto di quanto danno fa il brawler, ragazzi, che sì, è una cosa importantissima, per carità, però non è la cosa fondamentale, perché altrimenti questa sarebbe una classifica dei brawler che fanno più danno su Brawl Stars. Invece no, ragazzi, qua noi vogliamo, tra virgolette, fare un insieme di tutte quelle che sono le qualità che deve avere un brawler in questa modalità, quindi il fare danno al robot sicuramente, ma anche il saper gestire i nemici, il saper difendersi quando appunto subiamo un push, perché ragazzi, questo Barley, per dire, adesso poteva pushare anche me. E diciamo che Spike ha il problemuccio di avere un po' poca vita, però come vedete le sue spine lo aiutano molto a fare dei danni. E addirittura se la sfera va a contatto col robot, sono tre le spine che vanno a a fare appunto il danno. E piccola precisazione che faccio anche fin da subito, ragazzi, non saranno questi dei gameplay assurdi, perché li sto facendo tutti quanti qua in live insieme a voi, come vedete, sono più che altro dimostrativi, anche perché ogni mio brawler è a un livello diverso, quindi non sono in grado di mostrarvelo, diciamo, nella maniera ottimale. Ci sarebbe anche tutto un discorso legato alle star power, qua forse, ragazzi, ci potrebbe stare anche la star power principale, anche se, ragazzi, per quanto riguarda la star power, diciamo che cambia tanto in base alla modalità e anche un pochettino al gusto personale del player, se vogliamo. Quarta posizione, ragazzi, per Rosa. Premetto che Rosa, come Spike che avete visto poco fa, sta a livello 7 nel mio account, eppure fidatevi che merita parecchio. Pigliatevi qualche power up, andate dritti contro il robot. So che magari molti potrebbero prendere il primo come alternativa, ma se pensate alla ulti che ha questo brawler, qui veramente la potete sfruttare tantissimo. E poi comunque sia, anche se è un brawler fisico, i suoi pugni paradossalmente le danno un po' di gittata, se vogliamo, ok? Allontaniamoci un attimo. Ragazzi, abbiamo fatto fuori giustamente, però avete visto, hittando un po' il robot, ho comunque fatto parecchi danni e ho raggiunto fin da subito una buona posizione. Poi ripeto, questo qua è già un brawler che abbiamo trovato molto di più durante le partite che abbiamo fatto noi, in particolar modo questo l'ha evinto Mister DLS, che l'ha incontrata un paio di volte in effetti. Sì, sì. Okay. E l'ho utilizzata anche e ho vinto. Sì, e poi abbiamo fatto anche delle prove, giustamente. Esatto. No, è OP. Occhio al volissimo contro il robottino. Dai, Zizi. Ok. Poi, ragazzi, dipende, ripeto, appunto, anche tanto dalla mappa. Ci sono dei brawler che adesso magari in questo video vedrete parecchio, ma poi effettivamente in tutte le mappe non è così. Se state guardando con attenzione il mio gameplay, non è che sto proprio addosso al robot, una cosa incredibile, però quel poco tempo che ci riesco a stare addosso gli faccio comunque un quantitativo di danno non da sottovalutare, ragazzi, per niente da sottovalutare.
guardate qua come mi faccio le mie carissime posizioni, che giustamente vado a perdere appena cito. Il problema di Rosa è proprio questo, un brawler fisico, quindi per forza di cose dovrà andare contro il boss, e questo più che costringerla a uno scontro fisico, il boss è molto fisico, e vi metterà in una situazione dove sarete molto più soggetti ai colpi degli avversari. Piccola precisazione, se vi fate un paio di power up in più con i fisici è un'altra cosa, raga. E grazie Flotta che me l'hai fatto notare. Nell'ultima partita ho preso pochissimi power up. Signori, terza posizione, si sale sul podio. E qui comincia anche la vera classifica, secondo me. L'avete visto dall'inizio del video, il grandissimo Corvo. Brawler, secondo me, ottimo per questa modalità. Prima di tutto lo vediamo per la sua velocità di movimento, che è veramente ottima. È veramente fantastica, ragazzi, perché questa qua è una modalità dove ci si muove veramente parecchio. Attenzione a quel Dina. Attenzione a quel Dina. Ecco, poi avete visto un'altra cosa molto interessante, è il veleno, ragazzi. Perché il veleno? Perché io basta che hit qualche volta, ma anche una volta sola per dire, e il veleno farà altri danni. Inoltre, avendo un po' di gittata, la possiamo sfruttare anche lì discretamente bene. Poi vedete, si incontra già molto più facilmente Corvo, cioè, ragazzi. Prova a saltargli su adesso. Saltagli a terra lì, proprio vagli addosso e salta a terra. Vagli addosso. Che benessere. Aspetta. Adesso, ragazzi, con 16 power up, se ci muoio, mi incacchio veramente. Sei in testa. Signori, primo posto. Non dico altro. Allora, signori, da questo momento in poi del video abbasso il tono di voce perché, cioè, va bene registrare. No, vabbè, però stiamo un po' superando il limite qua. Allora, ragazzi, no, voi non avete idea di che orari registriamo, cioè proprio disumani. Allora, andiamo a pigliarci subito un paio di power-up. Sì, se non si fosse capito, è Bull il secondo classificato, e direi che questo potreste averlo notato leggermente, perché ogni partita ci stava almeno un Bull, ragazzi. Lo usano veramente tutti, banalmente, perché è il brawler fisico più forte che ci sta. E questo penso che l'abbiamo concordato tutti fin da subito, giusto, ragazzi? Sì, soprattutto con la ulti che ha. Scusatemi, con la star power che ha. Scusate. La star power che io non ho, perché ce l'ho di livello 8, quello che mostro. Tanta roba. Adesso tipo sto boh qua mi ammazza. E non è una bella cosa, ragazzi, devo cominciare il mio push. Ovvio che senza star power non è facile per niente. Ok. Sì, però, ragazzi, cioè, vedete, tira due botte e mi alza già la posizione. Vai, ci tiro due mazzate così carinissimo. Ok, calma. Ci facciamo easy peasy in quarta posizione, e direi che ho giocato anche abbastanza male qua, ragazzi. Questo fa capire la forza di questo brawler in questa modalità. Ma più che altro è proprio un dato di fatto, cioè, ragazzi, questo qui è un brawler che si trova un casino, punto. Ha rischiato subito di essere a pari merito col primo posto, Poi ci siamo accorti che il primo posto è veramente presente troppo, ragazzi, cioè, dateci un'occhiata, ditemi se c'è un brawler in particolare che spicca. Ditemi se c'è un brawler in particolare che spicca. Ovviamente, primo posto per un brawler, ragazzi, che c'è. Questo penso che lo sapevamo tutti. Si trova sempre. Fa tanti danni, ha una buona gittata, ha una buona velocità di movimento. Non ha poi pochissima vita. Non spara un colpo singolo, ma ne spara tanti, quindi può beccare anche altra gente. Può beccare un po' qualsiasi cosa. Ha una ulti che è passante, quindi può beccare gli avversari oltre il boss. E poi, ragazzi, quando si mette a sparare fa un danno della madonna. E inoltre vanno bene tutte e due le star power qua, perché bene o male, sia che avete la gittata più lunga, che forse con la corsa, che se il gioco vi fa spawnare quando morite dall'altra parte, può essere utile. Sono buone entrambe. Occhio, madonna, ragazzi, cioè, vedete le ulti come sono, cioè, sono spettacolari. Spettacolari, cioè, guardate qui. E io vorrei ricordare che sono scarso come la morte un Colt, cioè proprio il brawler che utilizzo peggio, ragazzi, siamo primi. Guarda che roba, imbarazzante. Te lo sei spolpato ben bene, diciamo. Primo posto proprio pulitissimo. E direi anche a prescindere dalla mappa, ragazzi, cioè, veramente buonissimo questa modalità. Signori, eccoli qua. Io, ragazzi, vi ringrazio per l'aiuto dato durante questa registrazione. Parlo piano perché, cioè, stiamo concludendo a un'ora indecente. Cioè, mister diceva prima andiamo a far colazione. Sì, andiamo, sì, adesso vi posso prendere. Beh, ragazzi, cioè, no, non si può, siamo fuori di testa. Io, prima che qualcuno mi venga a bussare in studio, vi saluto, vi ringrazio, grazie per l'aiuto. Grazie a lei. Ovviamente, il canale... Flotta Mate.
Riesco più ritardato, cazzo. Ovviamente stavo dicendo, il canale di Mister è qua sotto in descrizione, quindi fateci un salto. Ma ragazzi, con questo è tutto, io vi saluto e ciao.